Sarebbe interessante. Aspetta, buongiorno. Buongiorno. Dicevo. Oggi facciamo una sorta di mukbang così, veloce, per rispondere a un commento di non so il nome, perché non mi Non ricordo. c'è. Aveva detto il nome, però non mi ricordo. Allora, no, quello che ci ha chiesto sarebbe interessante conoscere, se possibile, come funzionano i guadagni su YouTube. Ne parlano in molti, ma voi appare mi sembrate persone molto schiette e sincere. Ho sempre voluto aprire un canale per mostrare ciò che creo e come lo creo, con l'idea di monetizzare, però mi sono sempre detta che non ne sarebbe valsa la pena, ma senza avere gli strumenti per valutare. Ok. Allora, è un argomento un po', non so come dire correttamente, però c'è da dire un po' di cose. Allora, innanzitutto, per quando uno apre un canale, ci sono degli obiettivi, o meglio, delle richieste di YouTube, non so come, Dei requisiti. i requisiti, giusto, da avere. Allora, vabbè, roba banale che tipo pubblicare i primi 3 video. Vabbè, quello non niente di Poi che. bisogna raggiungere i 1000 iscritti e Esatto. Nell'arco di 35, tutto questo è nell'arco di 1000 35, iscritti no. 365 Bisogna giorni. raggiungere 1000 iscritti e poi in 12 mesi, cioè 365 giorni, bisogna totalizzare 4000 ore. Una volta raggiunti questi requisiti si attiva la monetizzazione. Come funziona? YouTube, come avrete visto, inserisce delle pubblicità prima i video, dopo i video e all'interno. Un po' a caso come gli aggira lui, eh? Perché noi sì, possiamo decidere, togliere, mettere, ma poi alla fine fa quello che vuole. E una volta raggiunti questi requisiti, attivata la monetizzazione, c'è tutto un percorso da fare, anche piuttosto lungo e Sì, bisogna scocciante, rispondere a però. delle domande che ti fanno YouTube. Inserire i dati, tutto quanto. Una volta attivata, YouTube condivide i soldi che comunque già guadagnava da quelle pubblicità, li condivide con chi mette i video. Funziona così. Non mi ricordo quant'è la percentuale. C'è una percentuale, adesso non ricordo, penso che neanche tu ricordi. Si aggira intorno al 50%, comunque è quasi la metà, non è neanche malaccio. Il guadagno non è fisso per tutte le persone, varia anche dalle pubblicità. Ci sono pubblicità pagate meglio, altre pagate un po' meno. Poi varia in base anche al periodo dell'anno. Comunque si prende un tot ogni 1000 visualizzazioni. Può essere 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Ad esempio, io prima di Natale prendevo quasi 5 euro, adesso prendo neanche 2 euro perché prima di Natale si guadagna di più. Così funzionano i guadagni su YouTube. Bisogna aprire partita IVA. Sì, ovviamente non è che al primo bonifico che vi arriva di 100 euro dovete subito aprire partita IVA. Tranquilli. All'inizio, quando è proprio poco poco, non succede niente. Però poi, quando i guadagni cominciano a essere buoni, bisogna aprire partita IVA perché bisogna pagare le tasse. Esatto. Quindi, quando si lavora con YouTube, si diventa, diciamo, non si è dipendenti di Lavoratori autonomi. YouTube, però si lavora, sì, esatto, e comunque si collabora, diciamo, con Secondo me YouTube. è una fusione tra lavoratore autonomo e freelance. Perché il tuo lavoro è autonomo, dipende solo da te, però da quello che fai. Quindi il freelance è quello che produce le foto, i freelance, i giornali. Funziona così, diciamo. Le pubblicità non le scegliamo noi, No. le sceglie YouTube. Noi l'unica cosa che possiamo scegliere, quando abbiamo fatto tutto il percorso di attivazione della monetizzazione, è scegliere quando, meglio, dare lo slot di via libera, diciamo così, per mettere la pubblicità YouTube. E questo può essere che se noi in un video di 10 minuti, perché poi c'è da dire una cosa: sotto gli 8 minuti sceglie solo YouTube l'inizio e la fine, eventualmente se ne mette uno e mezzo, ma sceglie solo YouTube. Ok? Di solito va solo inizio e fine. Sopra gli 8 minuti possiamo scegliere noi inizio, fine e via dicendo. Ma nel senso che noi, se gli scegliamo degli slot, possiamo mettere anche uno slot ogni secondo, eh? Quindi 10 minuti di video, noi abbiamo ogni secondo. Diamo la possibilità a YouTube di mettere la pubblicità, ma se YouTube decide, meglio Google in questo caso, decide di mettere solamente quattro pubblicità nell'arco del video, lui sceglie dove metterle. Può mettere magari tre ravvicinate nel giro di 5 minuti, ne ha messe tre,
oppure spalmarle come si deve e basta. Cioè, noi quello possiamo scegliere. Non abbiamo una vera scelta. Sul fatto ne vale la pena o meno? Secondo me sì, soprattutto per mostrare il proprio lavoro. Perché io ho iniziato a vendere grazie a YouTube, se cioè non ho aperto YouTube per quello, però mostrando i miei lavori, come lavoro, tutto quanto, ho iniziato a vendere così. È un bel impegno, sì, assolutamente. Anche perché non si può dire, vabbè, io metto un video oggi, poi ne metto uno quando ne ho voglia. No. Bisogna essere più costanti possibili. Bisogna decidere quanti video alla settimana fare, in che giorno farli uscire, in che orario farli uscire e farli uscire costantemente. Poi se a volte capita, va bene, che anche a noi Può capita. capitare, certo, però. Però poi YouTube comunque Perché se ti può voi decidete di penalizzare. fare 3 video alla settimana, una settimana ne fate uno, il segnale che date a YouTube è, vabbè, non faccio più video, quindi non li mostro più. Cioè YouTube capisce, ah, questa persona non vuole fare più video, quindi non li faccio più vedere a nessuno. Quindi Perché bisogna essere bisogna regolari. anche calcolare che YouTube e Google, perché sono la stessa cosa, solo pensano prima a loro stessi, non pensano prima a voi. Non gliene frega niente di voi. Non sono Siete solo, persone. no, vabbè, è un algoritmo, sono solo dei numeri. Imparare vivendo, o il suo canale, La mia vita in montagna, o Magic Crochet, sono solo numeri buttati Esatto. in un algoritmo e a seconda di quello che i numeri sono dentro questi altri numeri, per farvi capire, dentro questo canale genera degli altri numeri. Allora YouTube capisce se spingere o non spingere, se ne vale la pena o non ne vale la pena. E questo crea poi un'escalation di più visualizzazioni, più iscritti. All'inizio sarà molto molto difficile, Non è detto. perché, però no, non è detto, però normalmente non è facilissimo. Anche perché tanti, tanti dicono: bisogna puntare solo su un argomento, giusto? Tanti YouTuber lo dicono, bisogna puntare solo su un argomento. Da una parte è anche vero. Quindi, per esempio, ti do del tu perché tu che vuoi pubblicizzare i tuoi prodotti, se non sbaglio tu facevi le pirografie, se non sbaglio di gnomi, roba così, se non mi ricordo male, mi avevi detto. È una buona cosa, però può essere anche una sorta di arma a doppio taglio, nel senso che ti può andare bene, magari fai i video che piacciono, riesci a trovare la tua nicchia, come si dice, e allora va tutto bene. Però magari YouTube non riesce a capire, perché a volte fa un po' il finto tonto, no? E magari non ti spinge bene, allora fai un po' più di fatica a avere iscritti, avere commenti, avere visualizzazioni. Questo perché avere una nicchia ti porta solo persone interessate a quel tipo di argomento, quindi magari pirografia, disegno sul legno e vi dicendo, e magari non ti porta persone che guardano i mukbang, che guardano i vlog, o che guardano, non lo so io. Quindi è difficile che possa portare potenziali clienti, ma solo persone appassionate di quello stesso argomento. Quindi, ad esempio, io ho un canale di uncinetto. Il canale di uncinetto non mi porterà mai clienti perché ci sono persone che mi seguono che fanno anche loro l'uncinetto, quindi non si mettono a comprare le mie cose, no? Oh, mia, che capelli. Mentre il canale La mia vita in montagna mi ha portato clienti perché non era un canale di uncinetto. Nel senso che su questo va un pochettino a fortuna, perché quello che guardo io, Barba e Fuoco, lui con YouTube ha avuto delle commissioni. Però non è facile, non è che uno mette i primi video, già può essere che abbia, magari ci vuole un po' per avere le commissioni, cioè i clienti, Beh, capisci? sì, ovvio, devi arrivare a più persone. Quando hai un canale che è una nicchia piccolissima, la ripirografia penso sia una cosa molto ristretta, no? Può essere che magari hai subito un boom, poi magari hai raggiunto tutti quelli che dovevi raggiungere e basta, la cosa si ferma lì. Ho visto tanti canali fare così. Se invece è un canale che tratta, spazia più cose, non è detto, cioè magari cresci più lentamente, però continui, è una crescita continua, 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 è più difficile che si fermi. Quindi, se vuoi aprire un canale YouTube, il consiglio è di mostrare i tuoi lavori, sì,
Ma dimostrare anche il contesto, nel senso non mostrare il tuo lavoro lì e punto e basta, o come viene realizzato e basta, ma anche la vita che c'è dietro, la vita della persona che c'è dietro quel lavoro. Magari anche una roba banale può essere ok. Io voglio far vedere come faccio la coreografia dello gnomo. Ok, però magari faccio vedere come mi procuro il legno. Faccio vedere magari che so. Vado nel bosco a cercarmi i tronchi che poi mi taglio io, mi taglia mio marito, mi dicendo ok. Facciamo vedere anche che vai di così. Non, magari non fermarsi solo a un discorso di ok, telecamera puntata e via. Come le ricette. Le ricette noi adesso le stiamo facendo un pochettino meno, anche perché la ricetta giustamente è, se io voglio fare la focaccia, mi vado a cercare la ricetta della focaccia. Se io oggi non voglio fare la focaccia, mi vado a cercare la ricetta della focaccia. Ok? E poi per carità, ci sono molti canali YouTube di ricette che crescono, e va bene, però uno deve calcolare anche il ritorno di poi per il dopo. Quando si è attivata la monetizzazione, il discorso anche del ritorno. Cioè, non è detto che poi con la ricetta uno riesce ad avere numeri altissimi. Infatti, se voi guardate le nostre video ricette, c'è la parte quello della focaccia a mille bolle, tutti intorno ai 300-400 visualizzazioni, qualcheduna un po' più alta. Poi magari facciamo un vlog o facciamo i mukbang e le visualizzazioni quando sono poche, sono 600. Idem per esempio i tutorial, non è neanche detto che portino iscritti, perché ad esempio io, se mi serve un attimino di vedere un punto, vado, mi cerco, guardo, però non, magari guardo quel video da quando finisce lì. Me Esatto. lo vado a cercare io solo quando mi serve. Non è detto che io mi iscriva al canale, non è detto che io poi continui a guardare i video di quella persona, quindi sono video che uno va, trova, guarda, fine, la cosa finisce lì. Quindi è un po' più difficile, per quello che diciamo, mostrare anche altro della vita, farsi conoscere anche come persone, la propria vita e tutto quanto. Non entrare per forza necessariamente nel personale, però mostrare un po' di più, in modo che, e non solo Esatto. raccontarlo, ma proprio mostrarlo anche con qualche ripresa, in modo che le persone si affezionino a te. Imparino a conoscerti e si crea anche empatia, no? Ci sia un po', si crea un legame invece di vedere solo le mani che fanno quel lavoro. Ma È diverso. anche il discorso che io voglio far vedere la mia coreografia. Però se invece di far vedere che so, lì poi sta anche l'astuzia di chi fa il video, eh. Invece di far vedere solo la ripresa da sopra, che si muovono le mani, che faccio il disegno, che faccio la coreografia o qualsiasi altra cosa, magari anche la ripresa un po' più distante, dove io magari parlo, vedete, io adesso prendo questa punta, uso questa punta perché questa punta mi aiuta a fare una sfumatura migliore, mi prende più legno possibile, così io posso regolare la temperatura. Cioè, uno si fa quello che sa, giusto, la propria esperienza la va a spiegare. E non solo nel tecnico da far vedere, ma anche a parlare in maniera molto, non troppo magari tecnica, magari un pochettino più terra terra. Anche noi vedete che i video che vanno di più quando parliamo terra terra. Ma si possono aggiungere anche chiacchiere Esatto. del più e del meno, perché comunque bisogna intrattenere lo spettatore. Se io mi riprendessi anche in timelapse, per carità, accelerato, mentre faccio una roba all'uncinetto, magari c'ho ore di ripresa, però uno si stuferebbe, no? Lì a guardare, anche se è super velocizzato, dopo un po' si stufa. Quindi io farei vedere, mostrare degli estratti e poi tutto un contorno, diciamo che quello lì dovrebbe essere giusto una. Poi lì Bisogna trovare il giusto equilibrio. sta anche a chi fa il video. Tanto all'inizio, i primi video, se noi guardiamo i nostri primi video, diciamo mica che brutti che sono questi video, no? Però piano piano affini la tecnica, piano piano magari vedi anche altre. Noi abbiamo fatto tante volte, se ti ricordi all'inizio guardavamo anche altri video di altre persone che facevano video Beh, simili certo, guardi. per rubare lo spunto, ma non lo Sì? spunto adesso io copio tutto intero, No. perché ci sono alcuni YouTuber che fanno così, cioè vedono che io faccio la focaccia in questa maniera, la faccio uguale identica, ma falla, ruba l'idea, ma falla a modo tuo, parla, non fai il video uguale identico. O non rubare le frasi, non
inizio di altri youtuber, perché No, lo questa cosa qua non stile, vanno. il modo di Devi fare, no. prendere magari un pezzo da uno, un pezzo dall'altro, un pezzo dall'altro e creare il proprio stile, sia dalle riprese, sia dal parlare, sia anche nel montaggio, queste cose qua, tutte le riprese che si possono fare, via. Devi fare una cosa tua, anche perché poi è difficile mantenerlo. Se è una cosa finta è difficile mantenerlo, essere uguale. Invece se tu sei te stesso è più facile. Infatti se voi guardate, noi all'inizio cercavamo di essere un po' più Impostati. composti, impostati, poi alla fine chi se ne frega, abbiamo mollato tutto, abbiamo fatto più terra terra come siamo noi, infatti i risultati sono arrivati poi. Tanto, quello che dico sempre io, non potremo mai accontentare tutti. Ci Esatto. sarà sempre qualcuno a cui non piacciamo, qualcuno che magari non capisce. Sì. Non lo so. Pensa male tu, quindi non potremo mai accontentare tutti. Quindi tanto vale essere se stessi. E le persone più simili a noi, quelle con cui ci si trova meglio, ci seguiranno, punto e basta. Poi ogni tanto bisogna anche magari fare, all'inizio soprattutto, magari fare anche gli shorts, che sono i video brevi, che aiutano alla crescita del canale. Ok? Sì, perché purtroppo da quando ci sono gli shorts, YouTube spinge tantissimo gli shorts. Eh sì. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Adesso la monetizzazione è stata, tra virgolette, modificata, cioè nel senso, quello che abbiamo detto finora è rimasto tutto uguale. L'unica cosa che è cambiata è che hanno aggiunto anche una mini monetizzazione, che equivale a dire 500 iscritti, se non sbaglio, e 3.000 ore nell'arco, beh, 500 iscritti non nell'arco di un anno, e 3.000 ore nell'arco di un anno. E una volta arrivati si può attivare la mini monetizzazione, che non fa altro che sbloccare i super grazie, Sono le donazioni. che se voi guardate in basso un qualsiasi video suo, mio, di altri youtuber che hanno tanti iscritti, quindi hanno attivato la monetizzazione, c'è una sorta di cuore con il dollaro, se non sbaglio, Ci deve essere. che sotto c'è scritto super, se non sbaglio. Se voi cliccate sopra, automaticamente lì date quello che adesso mi ricordo il minimo, se è 1 euro, il minimo sono 2 euro e qualcosina. Quelli sono Sembra 2 euro, delle mi sa. donazioni che fate a chi ha creato il video, che però a sua volta deve condividere con la piattaforma YouTube. Se YouTube si tiene il Ok? 30% sulle donazioni, sto per... No, No, ma comunque è giusto, cioè no, ti secondo me dà sulle tutto donazioni non dovrebbe soltanto. tenerseli, perché una persona ti sta donando quei soldi, Sì, li non sta dovrebbe donando a te, non li sta tenerseli, donando a YouTube, non è è vero, giusto. però ok, è tutto gratuito, quindi sai, è quello. Vabbè, però comunque secondo me ne vale la pena. Invece per quanto riguarda la parte più tecnica, cosa serve? Un telefono con una videocamera e un programma per montare i video. Noi usiamo InShot, comodissimo. E un cavalletto almeno. Basta. Non serve nient'altro. E tanto, tanto impegno, tantissimo lavoro, perché a differenza di quello che pensano molti, c'è veramente tanto lavoro dietro, ma veramente, veramente tanto. Quindi armati di pazienza, sappi che ti porterà veramente tanto tempo, eh. Quindi Perché consiglio, parti da poco, al massimo un video alla settimana, perché se ne fai troppi alla settimana e poi ti rendi conto che erano troppi e cali, vieni penalizzata. Quindi parti da poco, perché se poi... tu aumenti, YouTube è contento e ti aiuta a spingere, ma se tu diminuisci, YouTube Non ti sega pensare, le vabbè, ma tanto ce la faccio, perché il rischio è che ti tolga tempo al tuo lavoro. Perché richiede veramente tante ore, tante tante ore durante la giornata. E tanta creatività, perché devono essere video sempre abbastanza diversi, non puoi fare vedere sempre la stessa cosa uguale tutti i video, altrimenti la gente si stufa e si Perché sennò disiscrive. poi dicono visto uno, visto tutti. Poi Esatto. uno deve calcolare che, va bene, noi per esempio adesso stiamo facendo il mukbang, quindi mediamente ci porta via mezz'ora, 40 minuti, massimo 1 ora di registrazione. Però abbiamo la telecamera fissa, cioè il telefonino, noi abbiamo l'iPhone 8 vecchio, che però fa il suo compito, e ci porta via un'oretta. Poi abbiamo il montaggio, quindi magari ci sono dei pezzi in cui non mi faccio vedere, che magari questo starnutisco, o lei si alza a mettere un pezzo di legna, o
o ci soffiamo il naso, o è di che salta addosso, che cerchiamo di evitare. C'è il taglio che ti porta via. Diciamo che usando quel programma lì in shot, quindi fare tutto Abbastanza col veloce. telefonino, ci si mette poco. Diciamo che al massimo, dipende come al massimo, se uno vuole fare le cose come si deve, che va a vedere il dettaglio, non ci può mettere la mezz'oretta. Su un video più o meno così. Come fai a metterci una mezz'oretta se tutta la ripresa dura 50 minuti? No, sto dicendo, se mi fai finire la frase, sì. Ok. Ci metti una mezz'oretta su un video di una mezz'oretta. Ok? Più o meno siamo lì che poi qualche minuto più, qualche minuto meno, perché poi devi fare il taglio, quindi su 30 minuti di video alla fine andrai a fare magari 35-40 minuti a seconda di quanti tagli fai. Però mettiamo caso che comunque abbiamo un video da un'ora, quindi un'ora e mezza minimo ce le porta via, perché dobbiamo vederlo, perché bisogna rivederlo e fare i tagli, montare, esportare e poi andare a condividere. Poi c'è anche il discorso che bisogna fare la miniatura, poi per carità c'è chi se ne frega, fa lascia la miniatura che crea YouTube, però se vuoi fare anche un lavoro fatto come serve, di creare una miniatura accattivante, E noi per questo usiamo Canva. esatto, Canva che è Tutto gratuito, gratuito, ecco, cioè si può mettere anche a pagamento, esatto, avresti più opzioni, se lo puoi fare, però puoi fallo. lavorarci tranquillamente, soprattutto all'inizio puoi lavorarci così come Sì, facciamo noi, esatto. gratuito, che Canva c'è sia da online, da computer, o se no si scarica l'applicazione sul telefonino. E fatto questo, già come minimo tra montaggio, scusa, tra il video girato, il montaggio e la creazione di cosa, almeno sono già 2 ore e mezza minimo. Più c'è il caricamento, che il caricamento tu puoi fare anche altro, quindi lo metti a caricare e puoi fare altro. Però comunque ti porta via, dipende quanto è veloce la tua connessione e tutto, dipende dalla dimensione del file, quindi del video che hai girato, magari un'altra mezz'oretta te la porta via. E quindi siamo già a 3 ore, 3 ore e mezza per stare dietro a un video. Io ad esempio il caricamento non posso star lì, cioè non posso lasciarlo lì e basta, devo star lì e non far bloccare lo schermo, altrimenti mi si blocca il caricamento. Io posso farlo tranquillamente, non so perché Io no, sono. sarà il mio telefono, vabbè. E questo è per questa tipologia di video, che siamo qua tranquilli, chiacchieriamo, è quello meno impegnativo in assoluto. Già per i miei video è... Anche lui lo sa, perché anche lui ha fatto i vlog. E poi lei adesso è molto più veloce di prima, perché Sì, vabbè, col tempo diventi più mentalmente sei pratico. già dove andare a mettere il cavalletto col telefonino. Voglio girare di qua, voglio girare di là. Sa più o meno cos'è, cosa vuole che venga fuori, e quindi magari la ripresa dura meno. Magari prima fare 30 secondi di video facciamo 2 minuti. Sì, poi quando impari, ci prendi la mano, già mentre stai facendo la ripresa hai già in mente il montaggio. Montaggio, ma sai già anche dove mettere il telefonino della ripresa dopo. Hai Quindi già tutto quanto e quindi fai prima, però non cambia il fatto che ci perdi un sacco di magari tempo. invece di perderci mezz'ora per fare una cosa, ce ne perdi 20 E minuti. anche questo rallenta il tuo lavoro, perché lavorare tu per conto tuo facendo quello che fai è una cosa. Lavorare mentre fai la ripresa in quel modo, fai la ripresa, spieghi, fai vedere, fai così, sposti di qua, sposti là. Dicevo, rallenta tantissimo. E non stiamo dicendo queste cose per dissuaderti, per spaventarti, no. Ma per essere realisti. È inutile dire, ah no, fallo, che è tutto bello, tutto facile. Come ogni Allora, cosa, bello è bello, sì, ho capito, ma come ogni perché cosa ci sono delle cose super belle, delle cose che, oh, basta, cioè, ok? È un lavoro in più, è come se ti stessi creando un lavoro in più. Poi vabbè, un video alla settimana già è molto più semplice. Quindi per quello ti consigliamo di partire veramente con meno e vedere come va. sì, parti con uno, massimo se poi vedi che sono video veloci che puoi fare due. E poi hai sempre tempo per aumentare, ma per diminuire puoi farlo, però sai che poi se ne fai 5, poi passi a 3, sai che per un periodo di tempo YouTube non spinge tanto i tuoi video finché No. non capisce, ah ok, è calata da 5 a 3, ma sta ancora facendo, allora gli do un'altra possibilità. E ce ne vuole E di ogni volta è tempo. sempre così, E io perché quando sono calata da 5 a 3, anzi ero da 6, quindi da 6 a 3, per settimane ho avuto il canale con pochissime visualizzazioni. E questo, cioè, col lavoro che c'è dietro ti girano perché dici, è possibile che io ci lavoro tanto e tu mi fai sempre questo scherzetto ogni volta. Però purtroppo bisogna tener conto che si ha a che fare con degli algoritmi e non con delle persone reali che, a cui puoi spiegare la cosa.
Quindi è complicato. Però secondo noi vale la pena perché sei indipendente, non dipendi da qualcuno, dipendi da te. Non al 100%, perché purtroppo abbiamo capito che YouTube fa un po' il cavolo che gli pare, però dipendi molto da te stessa. La soddisfazione è tanta perché vedi che aumenti, che cresci e poi è una crescita continua. Se non molli, la crescita è continua. I guadagni sono continui, man mano che salgono le visualizzazioni, continui, guadagni sempre di più, sempre di più, sempre di più. All'inizio sarà poco e niente. Appena attivata la monetizzazione, ci vorranno mesi per raggiungere la soglia minima Io di i primi 70 15 euro. giorni, perché io ho fatto, quando ho attivato la monetizzazione, avevo 15 giorni, poi a fine mese io ho fatto 10 euro. Ho fatto molto più di lei, per esempio, perché lei più o meno era lì, più o meno la durata delle cose, forse era qualcosina meno di miei giorni, meno dei 15 giorni che ho fatto io. Lei ha fatto, mi sembra, 4, quanto ha fatto? 5 euro, 3 Non mi euro, ricordo, ci vuole poco comunque. Poi piano piano lei adesso, per esempio, è aumentata tanto, perché poi io sono stato un pochettino così, che non, quando non sono stato bene, poi con i canali, con il discorso di Natale sì, che... primo mese, a luglio, vabbè, adesso ormai non me lo dà più. Per agosto ho guadagnato 12 euro in un mese, è niente. Però Hai fatto agosto io avevo il molto canale non bloccato di più. Agosto bene. proprio io faccio fatica ad arrivare a 100 visualizzazioni. Poi da settembre ho ripreso e sto Poi c'è da aumentando. dire anche un'altra cosa. Ok. Scusate, abbiamo fatto un attimo una piccola pausa. Dicevamo, per quanto riguarda i guadagni, all'inizio sono bassissimi. Io ho fatto un attimino di più di boom di lei, ho fatto più il primo mese, il secondo mese ho fatto 20 euro e poi sono sceso di nuovo a 10 euro. Quindi io praticamente adesso mancano pochi centesimi, adesso a gennaio finalmente avrò il primo pagamento, perché anche questo bisogna dire, per avere il primo pagamento di YouTube quando si è monetizzato, e poi sempre, bisogna superare almeno 70 euro di fatti nell'arco di 30 giorni del mese. Ok? Una volta che avete superato i 70 euro, allora YouTube vi paga. Però anche se all'inizio sembra di non guadagnare nulla, bisogna considerare quello, che se si continua a darsi da fare, i guadagni aumentano. Cioè non è come un lavoro normale che tu vai lì e ti dicono ti do 800 euro. E la cosa è lì, subito ok, però magari resti lì per anni e anni e anni. Sempre con questi 800 euro non ci puoi fare niente. Perché sì, vabbè, sono aziende dove magari poi ti danno qualcosa. Però comunque è sempre poca roba. Con YouTube l'aumento del guadagno è sempre un continuo Io, crescendo. quando tanti mi chiedono, anche i miei, per esempio, che mi chiedevano, io gli faccio esempio di due YouTuber che seguo io. Uno è Michele Molteni, non so se qualcuno lo conosce. Lui ha iniziato i primi mesi, cioè il primo mese, il primo anno mi sembra ha fatto 180 euro in un anno, mi sembra 130-180 euro. Io l'ho triplicato con i miei guadagni già in pochi Sì. mesi. Poi ha raddoppiato, adesso, forse un mese fa, qualche settimana fa, ha fatto il classico video che fa di quanto guadagna. Adesso fa più di 300.000 euro solo con YouTube. Un altro Mica. è Yari Ghidone, che è un ragazzo che vive nel camper e gira. Gira un po' il mondo, un po' l'Europa più che altro. E lui comunque vada, si fa i soldi, varia dai 2.000 ai 4.000 euro. E adesso ha calato i video, perché prima lui faceva un video al giorno, tranne mi sembra la domenica. Lui faceva un video al giorno, perché lui fa vlog. Poi adesso ha calato per dedicarsi un pochettino di più anche a se stesso e per comunque godersi anche di più quello che fa. Però 2.000 euro si riporta a casa. Quindi se l'impegno c'è e la voglia, bisogna solo pazientare. Poi magari non arriverai a 2.000 euro, perché magari dipende anche dalla nicchia che uno trova. Lui vlog li guardano in tanti, come il discorso dell'uncinetto, magari qualcosina di guadagno in più rispetto a uno che fa pirografia, magari c'è, Ma per quello che consiglio di però mostrare altro, non limitarsi lì a far vedere solo quello, ma far vedere anche tutto. se tu sei furba e ti giochi quello che è la tua idea, cioè mostrare i tuoi prodotti, magari anche con un po' di furbizia, nel senso che fai vedere come ti procuri il legno, fai vedere come te lo prepari piano piano, ma non solo tecnicamente, ah, si fa così, ma magari anche solo, vedete, io faccio così, spieghi parlando, Anche stile fa, vlog. esatto, va meglio.
mostrare magari il posto, le immagini da lontano te che lavori. Alle persone piace anche un po' vedere magari l'ambiente in cui una persona lavora. È un po' come Magari sbirciare se dentro c'è un una sorta di, magari laboratorio, fai tutto in una cantina per no? dire, Sì, fai è un vedere come hai laboratorio. sistemato la tua cantina. Magari ci fai un video apposito. Io ho sistemato la cantina così perché ho i miei prodotti così, c'ho questo così, questo cos'ha. Qua mi tengo i miei legni che mi avanzano. Poi ogni tanto magari fai un coso, non so, un progetto di coreografia o quello che vuoi, se fai anche altro, coinvolgendo anche chi ti scrive, che nei commenti o altro, che magari dice oggi preparatevi che facciamo magari anche una live, per dire banale, che in cui vi faccio vedere che, se, che fai coreografia, che però si vede anche te, non solo il No. progetto. E può essere di aiuto e può essere anche un modo furbo per avere sì la tua nicchia, ma accalappiare anche qualcun altro. Perché Esatto. più persone si accalappiano, più hai possibilità. Comunque tu oggi non voglio fare il vlog, voglio fare vedere solo la coreografia. Mi prendo qui della coreografia. Però se faccio un vlog, mi porto anche questi qua del vlog. Cioè, bisogna studiarci un pochettino come farlo. E quello, perché poi i guadagni arriveranno. Poi non si guadagna molto, perché poi mediamente alla fine, mediamente si guadagna sempre da 1 euro. 50, 1,60 cos'è il minimo, insomma, che ho visto anche da altri youtuber, a 4-5 euro. Poi se ti compaiono pubblicità di finanza, quelle vengono pagate un pochettino di più, però non sei tu a scegliere YouTube, quindi noi Però, anche vai. se comunque tu vuoi il canale come mezzo per mostrare i tuoi prodotti, fallo, buttati, cioè alla fine lascia perdere, diciamo, i guadagni di YouTube, che quelli arriveranno e te sarà una cosa in più che magari ti farà anche comodo, però buttati, cioè alla Però fine c'è da dire anche una cosa, fallo. se uno riesce a fare, come hai anche detto te, 1 o 2 video massimo a settimana che non ti portano via tantissimo tempo, ok? E uno riesce a monetizzare lo stesso, che se ne frega, io magari il tuo lavoro ce l'hai già, magari non so se vendi questi prodotti, quello è il tuo lavoro, Sì, oppure c'hai a me ha altro. detto che vende, che vive di, cioè, il suo lavoro. Ok, c'è questi qua, benissimo, vendi di questo, quindi tu hai già questo. E se ogni mese, ogni 2 mesi hai 100 euro in più, 150 euro in più, così. Perché buttare, anzi, Esatto. questa è anche una bella cosa, perché poi magari se fai le fiere, puoi farti magari, ho visto tanti, per esempio quella che dove hai preso te, quella collanina, lei non ha YouTube, però ha Facebook, ha Instagram, dove fa Sì. vedere i suoi prodotti, fai il bigliettino da visita con le cose, e aumenti anche gli iscritti lì, perché c'è scritto il nome del tuo profilo Instagram, il profilo Facebook, o in questo caso il tuo canale YouTube, la gente magari arriva se gli piacciono i tuoi prodotti, e quindi è un cane che si morde la coda, se riesci a prendere poi è un cane che morde la coda, C'è quindi vale la pena. una ragazza del nord Europa, ora non ho capito bene, Svezia, Norvegia, perché si sposta un po'. Lei lavora ai ferri e il suo lavoro è proprio la YouTuber, fa video su YouTube, fa anche video tutorial, ma fa anche video vlog, che però ci inserisce sempre qualcosa sui ferri, che magari sta comprando i gomitoli. E i suoi tutorial non sono di lei con le mani lì e inizia a fare le cose, no, sono molto più articolati, lei fa vedere. Magari che nella sua cucina si prepara una tazza di caffè, si prepara il suo angolo, la copertina, tutto quanto, si mette lì, inizia a lavorare, poi interrompe, poi le fa vedere quello che sta facendo, poi magari si vede lei che lavora e basta, poi dopo un po' di nuovo fa vedere dove è arrivata così. È un video tutorial fatto con lo stile vlog. Lei ha tantissimi iscritti e... Ma è seguita da gente, non solo da appassionati di lavoro a maglia, è seguita da chiunque. Questo perché? Perché è riuscita a creare intorno al lavoro a maglia tutto un ambiente molto accogliente, che trasmette sensazioni positive. Ed è questo quello che attira le persone, trasmettere belle sensazioni. Non Sì, perché se soltanto riesci a ti faccio coinvolgerli, vedere, se riesci a esatto. coinvolgerli, no? Perché se tu fai solo Ti passi l'acqua poi. un video dove fai solo vedere, io li chiamo, a volte li chiamo i video enciclopedia, cioè li vado a prendere quando mi serve. Sì.
Ok? Se invece è Mi serve più quella cosa, la vado a cercare, se no no. coinvolgente, si vede anche altro, tutto quanto. Uno lo guarda per intrattenimento, perché? Perché è bello esteticamente, è bello da vedere, è bello vedere una casa carina, è bello vedere la persona che si mette sulla poltrona mentre lavora a maglia, è bello vedere che magari c'è il cagnolino, il gattino, quello che è lì, è bello vedere che magari fa vedere fuori dalla finestra, cose che, così. Ci deve essere un contorno, altrimenti è un video sterile che uno prende quando gli Poi a serve. volte puoi anche fare dei video magari incentrati sul come scegliere magari il materiale, sia dal legno, sia magari dal pirografo che c'hai tu o che magari che consigli tu. E, per esempio lei tempo fa ha fatto sull'altro canale, una sua, quello là è un unboxing, va bene, ok? Però ha mostrato dei filati che ha preso su un sito. E, non fare solo video tutorial. In cui mostri solo il tuo lavoro, perché in realtà c'è un canale YouTube che ha un sacco di iscritti e cose che mostra solo filati. Mostra questo è un filato Ma color, perché rivende? c'è un sacco di iscritti così, però è una cosa rara, secondo me. Il 20 sera vi arriva la mail che arriva che è stato fatto il pagamento, il 21 mattina avete i soldi. Una puntualità Mai che con le avuto? aziende qua in Italia ve la scordate. Vabbè, ovviamente non tutti così, la mia vecchia azienda mi pagava super puntuale, precisa, non avevo problemi. Però sappiamo benissimo che non sono tutti così. YouTube preciso, eh. L'importante è che voi avete superato il tetto dei 70, perché se siete a 69,99 non vi paga. E poi è un discorso che ogni mese bisogna Però superare i aspetta, non è 70 che se li euro. tiene quei 70 No, euro, no, si no. accumulano, tranquilli, perché non No, no, si io ho ritiene. fatto 10 euro il primo mese, 20 euro il secondo, 10 euro, 12 euro il terzo, adesso sto facendo i restanti, quindi io il mese prossimo prenderò tutti quelli che ho fatto all'ultimo aggiornamento di febbraio, del 28 di febbraio, quindi il 28 di febbraio chiude. L'aggiornamento effettivo con tutti i conteggi li farà intorno al 10 e poi il 20 fa il 20, il 21, perché non ho 20. capito se lo fa il 20 o comunque fa il 21 con pagamento immediato, non lo Il so. Comunque 20 il 21 parte voi il avete i soldi. pagamento, il 21 c'ha i soldi. Devi Quindi è una cosa buona. Poi avere un comunque conto, non sì. carte prepagate o altro. Per esempio, la mia che è la carta Money non me la prende e ho dovuto fare sul suo conto. Poi mi aprirò il mio Sì, conto infatti e lei va adesso è bene. appoggiata, poi appena comincerà a guadagnare un po' di più, Anche aprirà perché il suo dovrò aprire conto. partita IVA, quindi dovrò per forza avere il mio conto. Cookie, quello che si vede si sì, è cookie. E niente, questo Però secondo è. noi, tirando le somme, è una cosa che sì, ti porta via un pochettino di tempo, Un però pochettino tanto. ne vale la pena. Beh, dipende, se fai solo un video, uno o due video a settimana. Non ti porta via tantissimo tempo, è No, abbastanza è ovvio, gestibile. dipende da quanti video fai. Io ne È faccio quasi ogni gestibile. giorno, quindi ovvio che a me impegna a Tutti i giorni tempo sei lì, pieno tutti i giorni sei lì. praticamente. Però comunque poi secondo noi ne vale la pena. Poi bisogna anche pazientare, non volere tutto subito perché all'inizio magari non sai fare i video come si deve, poi piano piano fai una ripresa in una ripresa nell'altra, poi dopo, quando arriverai alla manutenzione dovrai capire quali musiche, magari se mettete le musiche, quali musiche mettere, perché sennò violi il Vabbè, copyright. comunque YouTube ha le sue musiche che poi si Esatto, possono ci sono. usare senza problemi di copyright, non è I quello. guadagni sono pochi all'inizio, ma poi possono crescere. Più uno si impegna, e più c'è margine di crescita. C'è un sacco di YouTuber che vivono solo con quello. Poi, logico, magari se uno vuole guadagnare 300.000 euro al mese, non è detto che ci Devi riesca. andare in America perché in America pagano molto di più. Quello sì. L'Italia, diciamo, già è tanto che in Italia pagano, perché ci sono stati dove YouTube non c'ha la monetizzazione. Ah, questo non lo sapevo, pensavo che L'Italia ci ce fosse. l'ha, per fortuna, è tra i più bassi, ovviamente, È non è proprio tra quello. i più alti, però non sappiamo bene come funziona l'Italia. Pure YouTube Italia è furbetto. Però dai, sì, ci si può vivere, è una cosa buona perché ti permette di dipendere da te stessa. Non dal sì di qualcun altro, non devi stare lì ad aspettare che qualcuno ti dica sì, va bene, ti concedo l'onore di lavorare per Poi, me. adesso mi è venuto in mente una banalità. Se io, questo non lo sapevo, che mi hai detto che lei si vende i prodotti,
Magari se fa delle fiere può anche fare dei video in cui si vede che è nella fiera. Sì, si Porca miseria, o riesce a magari fare anche delle piccole live e dire: guardate, io sono la live in lì. fiera. No, dai, se stai facendo la No, fiera, ma no, no, però. non in quel senso. Magari fare una live in cui dici: guardate che io tale giorno sono lì, venite, un Sì, sacco di no, gente, perché c'è poi. anche una coppia che segue sua mamma e fanno così e ci hanno Sì, io aumentato seguo. parecchio Ma non e. so, io seguo un sacco di persone che fanno le fiere. Mi piacciono un sacco quei video, anche quando fanno vedere come si preparano, no? Il giorno prima che preparano tutto per la fiera. Mi piace anche vedere i video della fiera, poi tutto quanto. Sono video che mi piacciono, anche se non mi interessa magari quello che è, però mi piacciono un sacco, quindi Sì, ma ti piace l'argomento di sono. che tratta, cioè che sono, fanno pirografie, faccio un esempio perché a te magari non interessa tanto la pirografia, però ti piacciono come stanno facendo il video che è strutturato, che fanno della fiera e cose qua, e Sì, lo segui lo ma stesso. io seguo anche artigiani che non fanno uncinetto per forza, però se mi piace la persona, mi piace come fa i video, tutto quanto, io li guardo lo stesso. Quindi puoi considerare anche questo, che ci sono persone magari non interessate che ti possono seguire se fai i video in un certo modo, quindi può essere anche un buon modo. Però vabbè, noi siamo abbastanza di parte a dire, perché ci piace fare video su YouTube, lo facciamo, quindi siamo di parte a dire sì, fallo, è una cosa bella. Però provare non costa molto. Non ti costa nulla. Se hai già un Giusto telefonino, puoi avere. usare quello, oppure magari hai una fotocamera per fare anche una fotocamera, usare quella lì. L'unica cosa che dovrai usare è un computer perché devi Sì. scaricarli, però sarà un po' più L'unica macchinoso, cosa, devi però avere va un bene. cavalletto. Quello sì, però si trovano anche dei cavalletti un po' più piccolini su Amazon a Ma solo quello, 15 volendo, se ci euro. sono anche dei cinesi, che devi anche intorno a 10 euro. Te la prendi subito dai cinesi, nel massimo, però per cominciare va bene. Sì, poi pian piano ti attrezzi meglio e vabbè, dai. All'inizio si può anche, tanto se tu, il tuo lavoro hai già i materiali, non è come Sì. ero io che non ho aperto un canale di uncinetto perché non avevo molto su cui fare, su cui creare dei Sì, video. all'inizio avevi 3-4 Avevo uncinetti, poi poco piano piano niente. sono aumentati, i filati erano sempre pochi, poi piano piano anche con le commissioni sono aumentati, io te ne ho regalati Esatto. qualcuno, mia mamma te aveva dato quelli viola e cioè Quindi aumenti. ho iniziato ad avere di più, ho potuto aprire il canale. Però se hai già quello, hai già tutto quello che ti serve. Quindi l'investimento iniziale è veramente minimo. Solo tanta Però pazienza, perché un continuare, sali, scendi, è un così fa YouTube. Però si continua a salire, però si scende anche. cioè magari Quindi. c'è il picco poi boom, dall'altra parte dicevo che Sì, cosa è poi una successo. settimana che sono bloccata, i miei video non vanno, non ho iscritti, però non ci si può fare niente. Lui decide. L'unica cosa è rimanere costanti, come abbiamo detto prima, e dire non fa niente. Ah sì, modo di dire, ah sì, tu mi penalizzi così, adesso ti faccio vedere, io continuo, alla fine tu mi dovrai sbloccare. Lo fa, Lo fa, tranquilla, lo perché fa. comunque ci guadagna anche lui, perché il discorso è, io ti penalizzo perché tu stai facendo poco, ma se vedo che tu stai facendo, però io di qua ci posso guadagnare, e spingiamo, perché comunque ci guadagna. Non mi sembra che ci guadagnerà il 50%, però ci guadagna anche lui, quindi. Poi calcolate con tutti quelli che sono iscritti, che hanno attivato la motivazione, quanto ci guadagna. È normale che quando arriva la possibilità spinge. Poi ora ci siamo dilungati anche troppo. Come Comunque, sempre, vabbè. Ormai lo se vuoi sanno che farlo, noi fallo. non è. All'inizio ci vorrà tempo per arrivare alla motivazione perché ci sono i requisiti da rispettare. Però una volta che hai aperto, che hai attivato la motivazione, piano piano i guadagni arrivano. Bassi all'inizio, poi magari non è detto perché poi magari con la nicchia che magari uno si apre, magari guadagna un po' di più Sì, ma non è detto. Cioè di io. quello che facciamo noi, però. Col canale La mia vita in montagna ci ho messo, per arrivare a 400 iscritti ci ho messo oltre 4 mesi, ci ho messo quasi 5 mesi. Col No, canale tre, di quanti? Tre. Uncinetto, questo, Tre. poco più di 2 mesi, Cookie, basta. neanche, meno di 3 mesi, 2 mesi e mezzo ho già superato i 400 iscritti. Cioè, perché? Perché è un argomento specifico, quindi è normale. L'importante è impegnarsi e Sì. far vedere, se tu vuoi far vedere le tue cose, fallo. Tanto male che vada, hai solo buttato un'ora, due, che poi non è proprio buttato, perché comunque tu hai fatto lo stesso con la cosa lì, la tua pirografia o il tuo progetto. Beh, rimane un ricordo, è anche un po' un album di fotografie che hai lì, che ogni Sì, però che con video, che in suddivido. realtà ogni tanto ti vai a riguardare,
Oh, che bella quella giornata, quel momento, ed è come riguardare delle vecchie foto e comunque è anche una bella C'è un cosa. youtuber che si chiama Noi Nazarenessa che lui ha iniziato ad aprire il canale YouTube solamente per tenere i ricordi. Sì, per Adesso tenere un diario è il suo del... lavoro. Lui viaggia a piedi con il suo zaino. Adesso è in Spagna, se non sbaglio. Fa vedere quello che fa. Intanto lui ci guadagna qualcosina. Ci guadagnerà meno in confronto a chi si occupa di finanza, come ho detto prima, però ci guadagna lo stesso. Lui vive con lo stesso. Quindi farlo, se vuoi farlo, farlo. Piano piano i guadagni arrivano. Poi, se vuoi fare la furbata che fanno anche tanti altri YouTuber, ogni mese, magari ogni anno, fanno un bilancio di quello che hanno guadagnato, cose così, tipo qualche video sulla fine, qualche spot sulla finanza. La finanza, ce la posso fare YouTube, ve lo butta in più perché qualche video l'hai fatto, e qualche guadagno in più ci arriva. Però lì sta a te, cioè, ovviamente non tutti sono disposti a parlare dei propri guadagni. Io, ad esempio, non lo voglio fare. Purtroppo quando si parla di guadagni c'è quello che magari, ah ok, va bene, ascolta, però c'è quello che si arrabbia senza motivo, non lo so, quindi Poi un'altra pesantezza. cosa, visto che siamo un consiglio, all'inizio soprattutto, perché comunque sono ancora pochi, ogni volta che ti arriva un commento cerca di rispondere, cerca di... perché anche questo qua aiuta poi a spingere, perché quello che aiuta a far salire le visualizzazioni sono i commenti, i like o i dislike, perché adesso non mi ricordo se ancora tu li segni adesso, perché prima No, non segna c'era, adesso non li più. segna più, comunque i like, le visualizzazioni normali. Quindi tutta l'interazione che c'è, Iscrizioni. l'iscrizione anche da quel canale, Quindi mi da quel raccomando, video. iscrivetevi al canale perché per voi è niente, dovete solo fare così, ma per noi è importante. L'ho detta giusta? Ok, Sì, che penso di brava, sì, sei non lo diventata so. una brava Io non lo YouTuber. dico mai perché No, neanche raramente mi non mi ricordo. piace dirlo, perché Tanto chi si se vuole iscrivere si iscrive, ma sai cosa? Ogni volta che lo dico mi arrivano 6-7 iscritti. Ripetilo. Iscrivetevi No, però puoi farlo. Poi, se c'è qualcosa di specifico che volevi sapere, che magari noi non l'abbiamo affrontato proprio nello specifico perché siamo andati un po' a far capire, a dare un'infarinatura, tu scrivi nei commenti e vediamo di risponderti oppure di farci un video proprio dedicato a quello se è lungo da spiegare. Sai che ho Poi. scoperto anche una cosa? Cioè, sai che c'è il filtro di YouTube? E quindi tanti commenti noi non li vediamo, quelli brutti, pesanti, no? E gli insulti, le minacce, queste robe qua. E chissà quanti ne abbiamo ricevuti? Mi è venuta in mente sta roba, chissà quanti ne abbiamo ricevuti e non lo sappiamo. Ma io non lo so, non mi ricordo dove si Non si disattivi. può, no, non si, c'è proprio un filtro, non quello che attivi tu, che c'è, Ah, il filtro proprio proprio di una roba YouTube di è che ha suo. YouTube sua. Quindi, vabbè, comunque in ogni caso preparati perché tanto... I commenti negativi in ogni caso, anche se non pesanti, arriveranno magari sapientoni che vogliono dirti come devi fare il tuo lavoro. Sì, magari arriverà uno che non ha mai fatto una prima felice, ma non devi farla così. Di quella gente ce n'è così, ce n'è tanta, però vabbè, purtroppo quelli ci sono, poi scegli tu, ignorarli, mandarli a quel Pensate che noi abbiamo gente paese. che dicono che è di cookie sono brutti, cioè. Ci devono estinguere. Posso capire, dicono che sono brutto io, c'hanno ragione, ma. Li lascerei un giorno in Sì, una dimmi un stanza. casale così. È vero, c'è gente che ha detto che sei brutto. Bisognerebbe chiudere tutto il giorno nella Senti che sta stanza parlando così. con Eddie Cookie mentre fanno le scorregge. Non sopravviverebbero. No, perché cookie gli salta addosso, lo graffia, quindi. Sì. Vabbè, dai, ora basta, Basta, veramente. stiamo divagando. Basta, abbiamo detto Basta che tutto poi se no quello non riesco a che... montare altro che un'ora di Esatto. montare il video. Speriamo di aver risposto alla tua domanda, se no scrivi pure nei commenti. Per il resto noi ci Magari... salutiamo. No, magari. No, magari abbiamo invitato qualcun altro che ci stava pensando, Sì, per carità. Posso no? concludere Sì, adesso, basta, sicura? Ok. basta, ho detto tutto. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.